sono discorsi all'umanità questi? Beh, vediamo. Caso Bozzo. L'indignazione del Bagnasco. Un attacco disgustoso e molto grave. Caso Bozzo. L'indignazione di Bagnasco. Un attacco disgustoso e molto grave. Dopo una giornata di silenzio, il presidente della CEI si schiera frontalmente contro il giornale per le rivelazioni sul direttore di Avvenire. L'attacco a Bozzo è disgustoso e molto grave. Gli rinnovo stima e fiducia dei vescovi italiani e delle comunità cristiane. Feltri, continuerò a smascherare i moralisti. Ieri la polemica fra i due direttori. E poi c'è la replica di Feltri, la rabbia dei moralisti mascherati. Cosa d'Italia, no? Dice, scrivi in questo spazio il tuo commento su quest'articolo. Beh, sì, dice che ha scritto la NIN 11. Vedremo. Genova. L'attacco che è stato fatto al dottor Bozzo, direttore di Avvenire, è un fatto disgustoso e molto grave. Lo ha detto l'arcivescovo di Genova e presidente della CEI, Cardinale Angelo Bagnasco. Medioevo, no? Prima di celebrare la messa per la festa del santuario della Madonna della Guardia. Poi ribadisce la solidarietà già espressa ieri. Rinnovo al dottor Bozzo, direttore di Avvenire, tutta la stima e la fiducia mia personale e quella di tutti i vescovi italiani e delle comunità cristiane. Bravo, bravo. Feltri, vediamo. Feltri, avanti così! Ehi, nel suo articolo di oggi, in prima pagina, Vittorio Feltri, titolo, la rabbia dei moralisti smascherati, sottolinea a chiare lettere che non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro, che combattente. Dopo l'attacco rivolto ieri a Bozzo, carri armati, no? Al contrario, Feltri spiega e argomenta le ragioni del suo affondo nei confronti del direttore del quotidiano dei vescovi italiani. In seguito alle nostre rivelazioni, scrive Feltri, la cena prevista ieri sera tra il premier, e cioè Berlusconi, e il cardinale Bertone è stata annullata per evitare strumentalizzazioni. La CEI, non senza imbarazzo, ha espresso generica e formale solidarietà a Bozzo. Non poteva fare diversamente. Forse non era al corrente del vizietto dello suo portavoce giornalistico. E quand'anche fosse stata informata, sperava non sarebbero uscite indiscrezioni e ora, colta alla sprovvista, deve riflettere sul da farsi. Quindi, conclude, abbiamo la certezza che questa faccenda non finirà qui. Replicheremo agli attacchi scontati di cui saremo oggetto e rassicuriamo i lettori. Rassicuriamo i lettori. Non siamo mammole! No, no, i mostri siamo noi, voi siete delle mammolette. Finché i moralisti speculeranno su ciò che succede sotto le lenzuola altrui, noi ficheremmo il naso, durandocelo, sotto le loro. Ma... Ecco le vendette, no? Fra di loro, no? Poi tutti assieme mettono, poi speculeranno, la polemica, ieri in editoriale Feltri ha attaccato Bozzo, direttore coi bazooka,
Direttore del giornale dei Vescovi, in passato critico nei confronti dello stile di vita del Premier, no? Ecco, l'articolo raccontava di una sentenza definitiva di patteggiamento contro Boffo per molestie risalente al 2001 su un presunto scandalo a sfondo sessuale. Nel pomeriggio Berlusconi si è dissociato dall'attacco, ha ritirato i carri armati, la contraerea l'ha ritirata, no? L'articolo ha provocato una crisi nei rapporti fra governo e Chiesa, culminata ieri nell'annullamento della partecipazione all'Aquila del Premier alla cena, per le celebrazioni della perdonanza. Ma l'ultima cena, mai arriva l'ultima cena. Dove era atteso anche per un incontro col cardinale Tarcisio Bertone. Tutti i cardinali. La risposta di Boffo è arrivata direttamente dalle pagine del sito web del quotidiano cattolico. Il direttore ha definito l'attacco del giornale un killeraggio giornalistico allo stato puro, sul quale è inutile scomodare parole che abbiano a che fare, anche solo lontanamente, con la deontologia. Siamo, tesa a dirlo, alla barbarie. Ma che cazzo ne sanno cosa sono le barbarie? Per loro le parole sono le barbarie. Quelle quattro parole là. Vabbè, prendiamo solo un commentino, quella della main 11 e via. Allora, caso Boffo, l'indignazione di Bagnasco, un attacco disgustoso e molto grave. Ecco, KK, ma comunque l'interventino è di main 11, vediamo cosa dice. Ecco cosa dice. I soliti parapiglia dei soliti galletti. Feltri contro Boffo, Bagnasco contro Feltri, tutti contro tutti e tutti, direttamente o indirettamente contro il cittadino, la famiglia, fra cui la Russo cara mia. Milano, Italia canaglia contro Russo cara mia famiglia. E per chiudere, Isabelita Russo da Milano for Queen, i truci in galera o in manicomio. I nomi si sanno, ma se volete chiedete, vi sarà dato. Non chiederanno, continueranno con le loro beghe da cortile, come se niente fosse, come se il destino del mondo fosse in mano ai Feltri, ai Boffo, ai Bagnasco, ai Berlusconi, alle loro querele, al giudizio del Dio Toga. La magistratura in Italia è a fuorilegge, ma loro, le caste, ad essa si rivolgono per appianare le loro liti gomorriste, gomorroiche, emorroidoiche. Beh, sacra notazione Pattuoglia, parla da sola ed è la causa di tutti i mali d'Italia e del mondo. Partire da qui o andarsene a quel paese. 9-11. Sono venuto qui per dirvi questo. A noi non importa quello che fate nel vostro pianeta, ma se tentaste di estendere le vostre violenze, questa vostra terra verrebbe ridotta ad un mucchio di cenere. Potete scegliere: unirvi a noi e vivere in pace, o seguitare sulla strada in cui siete e venire annullati. Aspetteremo una risposta. La decisione